Carmen Consoli e Max Gazzè doppiatori per Monster Family. Ormai siamo abituati a vederli insieme sui palchi di tutta Italia, ma la collaborazione tra Max Gazzè e Carmen Consoli non si ferma ai concerti. I due artisti si sono cimentati nell'inedito ruolo di doppiatori di due personaggi del film d'animazione Monster Family. Le voci e un brano inedito per Monster Family. Monster Family è un film d'animazione tedesco diretto da Holger Tappe, tratto dal bestseller di David Safiet, La mia famiglia e altri orrori. La pellicola uscirà in tutte le sale italiane il prossimo 19 ottobre e racconta la storia di Emma Wishbone, a cui ha prestato la voce Carmen Consoli, che è la proprietaria di una piccola libreria. Con il marito Frank e i figli si troverà a dover lottare contro quattro mostri: stress da lavoro, crisi di mezza età, pubertà e bullismo. Durante una festa in maschera, la famiglia diviene vittima di un incantesimo, a opera della strega Baba Yaga, e prendono le sembianze dei personaggi di cui indossano il costume. La strega è stata mandata dal conte Dracula, a cui dà la voce Max Gazzè e che canterà anche due canzoni durante il film. Le voci originali dei due personaggi sono interpretate da Emily Watson e Jason Isaacs. Carmen Consoli ha anche composto un brano inedito, in inglese, per il film, dal titolo Monster Family, cantato insieme a Gazzè, che uscirà in streaming day su tutte le piattaforme digitali il 20 ottobre. Dalla nota ufficiale con cui è stata diffusa la notizia, la canzone riecheggia con ironia alcune soluzioni musicali della scena punk rock inglese degli anni 70 e 80, con le tipiche dissonanze. In arrivo nuovi impegni per la cantantessa. Sembra non fermarsi mai, Carmen Consoli che, dopo i concerti con Max Gazzè e Daniele Silvestri di quest'estate, sta per partire con un tour europeo e un CD live. Il tour toccherà un'unica città italiana, Torino, l'8 novembre. La cantantessa, come ama definirsi, partirà alla volta di Berlino, dove suonerà il 10 novembre, al Kesselhaus, il 12 novembre sarà al Freiheit di Monaco. Il tour proseguirà nel 2018, con Parigi, dove Carmen si esibirà il 31 gennaio, alla Cigale. Il 1° grado febbraio la cantante sarà a Londra, allo 02 Shepherd's Bush Empire, mentre il 2 suonerà al VK di Bruxelles, il 4 ad Amsterdam, al Q Factory, e il 5 a Dublino, al The Academy. Intanto, prosegue la collaborazione con Max Gazzè e Daniele Silvestri, i tre cantautori si esibiranno per tre serate esclusive di Collisioni, all'Auditorium Parco della Musica di Roma, il 28, 29 e 30 dicembre. Le prevendite sono già disponibili sui canali abituali. Su Carmen Consoli, Max Gazzè ha detto, "Con Carmen avevo già fatto un tour anni fa. Quando c'è alchimia, affiatamento, la contaminazione diventa uno stimolo in più. Suonare insieme significa scambiarsi germi di complicità, passarsi un raffreddore musicale". Parole totalmente ricambiate dalla cantante, Max è un cavaliere di classe. Anzi, un amico che si prende cura di te, che sa ascoltare molto bene, il marito, il fratello, il figlio che tutti vorrebbero avere.